Attore, cantante, autore, imitatore, da poco anche conduttore. Stiamo parlando di Pasqualino Maione, che è qui per noi questa sera. Salve a tutti! Ciao Pasqualino. Ciao bella, come stai? Tutto bene. Come vedi, questa volta non sono in veste di direttrice artistica per premiarti, ma in veste di intervistatrice. Esatto. Anzi, diciamo più investigatrice. Inviata direttamente dai tuoi fan, che vogliono sapere un po' di novità su tutto ciò che riguarda il tuo mondo, ovviamente. Beh, dimmi tutto. Cominciamo dal tuo album, Io sarò lì con te. Cosa ha significato per te questo lavoro? Beh, è stato il primo disco, quindi sicuramente un traguardo importante. Poi tra l'altro mi sono anche cimentato come autore. E quindi il primo disco è sempre, diciamo, come il primo amore, non si scorda mai. Poi per chi l'ha acquistato e chi ha sentito le canzoni si è reso un po' conto, insomma, del genere che faccio e di quello che voglio comunicare attraverso i miei brani. Ok. Nell'album c'è la canzone Per esistere, dove ti ha visto come autore. Cosa ti ha ispirato questa canzone? Beh, diciamo che è una canzone autobiografica che parla comunque di un amore, di un momento molto intenso che si sta vivendo, e diciamo è una dichiarazione d'amore in cui appunto si dice che senza di quella persona appunto io non potrei esistere, quindi appunto il titolo Per esistere indica proprio il fatto che per avere, insomma, che per, ecco, per vivere, per esistere ho bisogno di quella persona. Ok. Ricorderai me, il tuo ultimo inedito presentato per la sezione giovani a Sanremo di quest'anno. Sì. Nonostante le oltre 15.000 visualizzazioni e i positivi pronostici iniziali, non è riuscita ad entrare nella rosa dei preferiti. No. Secondo te come mai? Non ce l'abbiamo fatta, però ci riproviamo comunque l'anno prossimo. Beh, non lo so, guarda, poi sai, i meccanismi sono tanti. Quando mandi un brano per Sanremo Giovani i criteri di valutazione sono, credo, infiniti e non si sapranno, non si conosceranno mai, secondo me. Il brano è abbastanza orecchiabile, tu l'hai ascoltato e mi è piaciuto molto, ecco, lo dico. Grazie. E vabbè, comunque sarà sicuramente inserito nel nuovo disco. Perfetto. Sappiamo che prossimamente ti vedremo come conduttore di nuovo in TV. Parlaci un poco della tua trasmissione. Sì, la trasmissione si chiama Caciara. È, diciamo, una trasmissione molto carina di musica, spettacolo, quiz televisivi, giochi da casa, ospiti. I conduttori sono quattro: ci sto io, ci sta Kevin, ci sta Marianna e ci sta Valentina. Insomma, siamo quattro ragazzi molto giovani, molto bravi, insomma, bravi tra virgolette, questo lo scoprirete voi. E il programma andrà in onda in tutto il sud Italia attraverso vari canali regionali e Sky. Per scoprire andate su caciara-fanclub.it e scoprirete tutti i canali sui quali andrà in onda il programma. Un programma molto divertente, vi invito a seguirlo perché, insomma, vi divertirete. Okay. So che stai preparando il tuo tour live. Esatto. Quando partirà? Partirà maggio, verso maggio, e toccherà un po' tutte, insomma, le città d'Italia. E partiremo con questo palco, con questa struttura, con questa nuova band, che musicisti molto bravi, molto validi, e niente, spero di, insomma, riuscire a toccare un po' tutte le città d'Italia e fare un bel concerto e regalarmi delle emozioni, insomma, come faccio sempre, come spero di fare. Qualche altro progetto che bolle in pentola? sì, diciamo che c'è un progetto che bolle in pentola, bollirà in pentola da domenica prossima. Uh-huh. Perché farò parte del cast di Domenica 5. Come cantante ci saremo io e Monica Hill della prima edizione di Amici, saremo i cantanti solisti della trasmissione nello spazio con Panicucci. Sapete, è cambiata la conduzione, c'è la Panicucci al posto della D'Urso e ha voluto noi come cantanti. Benissimo, non poteva scegliere meglio secondo me. Un saluto speciale ai lettori di Attivamente News. Un saluto speciale, un bacio, un abbraccio a tutti i telespettatori di Attivamente News, sempre Attivamente. Ciao!